Ragazzi, salve a tutti, bentornati in un nuovo video sul canale. Oggi andremo a vedere cosa ci hanno spedito i nostri amici di Hansshow, che ci permetterà di aprire e chiudere il frank anteriore in maniera elettrica, quindi senza stare lì ad aprire e richiudere, proprio come quello posteriore. Io non so perché non l'abbiano fatto, diciamo, già di serie. Però adesso andiamo a mettercelo noi, così risolviamo questo problema, che diciamo che così, stando aprendolo manualmente, è molto scomodo. Io infatti per pigrizia non lo utilizzo quasi mai, non ci ripongo dentro il carichino e sta lì tipo abbandonato non so da quanto tempo. Adesso andiamo ad aprire un attimo la confezione, una piccola panoramica. Packaging sempre molto curato. Ok, ecco qui. Allora, all'interno c'è sempre un QR code che mostra il video per l'installazione. Allora, qui ci sono i cavi, addirittura dentro ci sono anche già le fascette. Buono, anche se io già l'avevo preparate per cavoli miei. Ci sono i due pistoni elettroattuati che andremo a sostituire, motorini vari, questi sono gli agganci che servono per sempre da sostituire con quelli originali, fascette a volontà, questo è un pilota che non è un granché, però tanto noi abbiamo quello nostro, e questo è il cuore pulsante proprio del frank elettrico, che andremo a posizionare sotto al cofano, e questo ci consentirà di aprire e chiudere il frank sia dall'applicazione del telefono, quindi direttamente dal telefono quando andremo a premere per aprirlo, e sia da dentro il paddone, che questa è una cosa ancora meglio. Da dentro il paddone poi andremo a vedere che con un semplice tasto, con un click, andremo a aprire e chiudere in maniera elettrica il frank anteriore. Non perdiamoci in chiacchiere, anche perché c'è parecchio lavoro da fare, secondo me. Ci trasferiamo giù in garage e andiamo con l'installazione. Via! Let's go! Allora ragazzi, vi ricordo che in descrizione ovviamente vi lascio tutti quanti i link per acquistare questo fantastico accessorio. Adesso andiamo a fare una simulazione, come sempre. Questo è il modello selezionato, Model 3 Highland. Le andiamo a mettere nel carrello, come di consueto. E qui già ci troviamo, cosa? Il discount code, Nonjo. Vedete, un bel risparmio direi, $98. Quindi sul totale sono 392 invece che 490, solo inserendo qui Nonjo. Mica male! Allora, ad oggi siamo costretti ad aprire tramite l'applicazione il nostro portabagagli anteriore, ed eccolo qui. Oggi andremo adesso a smontare la parte che c'è qui di plastica e andremo a sostituire tutte e due i pistoni che stanno qui, qui e qui, e andremo a sostituire con quelli elettrici. Quindi, bando alle ciance, mettiamoci subito all'opera. Ormai di questa operazione siamo abbastanza confident, quindi andiamo a rimuovere. Adesso già l'abbiamo fatta per montare lo schermino interno, ci andremo varie plastiche qui che sono tutte con clip, quindi molto molto semplice. Parte più della reazione.
testa. Poi, grazie all'ausilio di una 10, andiamo, partiamo dal basso e andiamo a smontare il bullone. Pensavo ci fosse un po' più di fresco qui in garage, ma diciamo che le mie previsioni non sono state del tutto azzeccate, diciamo. Mettiamola così. Allora, le viti le posizioniamo tutte qui da una parte. Adesso ci mettiamo, ci sganciamo. Oh. Allora, qua. Ok, adesso dovrebbe venire via. Ok, ci siamo. Qui facciamo attenzione al cavo. Qui sotto andiamo a sganciare. A posto, quindi per adesso ci liberiamo anche di questa parte qui di plastica. Ok, macchina spenta. Adesso è l'ora di metterci all'opera. Direi come prima cosa di andare a sostituire i due pistoni del cofano. Questi. Marchiati, ecco qua, Ansho. Adesso andiamo a levare quelli vecchi e andiamo a inserire questi qua nuovi. Ci aiutiamo con un cacciavite. Allora, questi non hanno verso, da quello che ho capito, perché sì, perché tanto girano. Qui cercheremo di metterli così, con la marca che si vede fuori, diciamo. Allora, procediamo con il primo. Ok, adesso andiamo ad agganciare la parte prima in basso. Ok, e per adesso manteniamo qui. Adesso dobbiamo cambiare questa parte e metterci quella apposita per agganciare la parte di questi qui elettrici. Quindi andiamo a svitare con 2.13 questa parte qui di perni e andiamo subito ad agganciare quest'altro. Ok, quindi questo adesso abbiamo applicato, ci passiamo bene il cavo qui sotto così abbiamo più spazio e qui rimane bello pulito. E uno è fatto. Ok, uno è levato. E adesso andiamo dalla parte sotto, qui basta fare un po' di leva. Ok, levato anche questo e adesso con il cacciavitino è un attimo. Left e la freccetta, no, non vi potete sbagliare. Ok, così. Bella stretta. Ok. Ok. Ora facciamo la stessa operazione. Andiamo a scartare il filo qui. Ce lo passiamo direttamente dentro, così poi da avere un cable management
come Cristo comanda. Qui però ci abbiamo un po' meno spazio. Ah, ce la facciamo qua. Olè. Lo facciamo uscire qui sotto. Ok. E adesso andiamo a incastrare. Ok, molto molto semplice. E incastriamo la parte sopra con una leggera pressione. Ok, diciamo la prima parte è andata, si può dire conclusa. Adesso andiamo alla parte più divertente. Allora, adesso andiamo a scollegare qui questi rumori. Andiamo a scollegare la parte qui del frank elettrica. E una cosa che non è detta neanche nei tutorial, però io mi sono munito di questo uniposca bianco e andrò a segnare l'esatta posizione. Adesso mi andrò a segnare con questo uniposca bianco, mi faccio tipo una dima, diciamo, della posizione esatta in cui era montato, così dopo, da non aver nessun problema, si spera, nel riposizionarlo. Questa è una chicca che ho visto su un video americano e che spero ci faccia andare in tutto per il verso giusto. Adesso mi metto qui e smonto le due viti che servono per levare la cerniera originale. La vediamo un attimo. Sì, questa ce la facciamo anche a mano. Adesso vado a smontare la 10. Dobbiamo essere sempre attento a non far cadere queste viti, perché sennò è la fine. E adesso ci troviamo la cerniera, diciamo quella originale. Adesso non dobbiamo fare altro che andarci a inserire quella con il motorino. Ce la mettiamo un attimo qui, quindi dovrà andare sopra, da come ho visto nei video, proprio così, devono combaciare i buchi. Ok, devono combaciare i buchi. E se non ricordo, e adesso andiamo a smontare qui la molla piano piano. Ok, un'operazione a cuore aperto. E ci andiamo ad inserire questa parte qui. Ora rimettiamo subito. Qui abbiamo inserito questo. Adesso la parte qui sta a posto e ci andiamo a reinserire la molla. Ok, fino a qui ci siamo. Allora, adesso con il pilota che mi sono fatto passare, mi porto il cavo che è per le emergenze, se dovesse rimanere chiuso, e me lo porto proprio qui. Ok, vedete, alla fine l'ho fatto uscire da qui, così almeno per qualche emergenza, se dovesse servire, speriamo mai, ce l'abbiamo qui a portata di mano. Da qui una bella nastrata, questi altri due fili, così rimarranno vicini, vicini vicini, e vado poi a richiudere il tutto. A posto. Ok,
diciamo che la dima che ho fatto è stata molto utile, perché così andiamo a rimettere proprio al millimetro la serratura come stava messa. Devo stringere bene. Come potete vedere, la dima qua che ho fatto è servita alla grande. Anche qui coincide al millimetro. Allora, adesso iniziamo a collegare qualcosa. Ci portiamo tutta quanta la matassa dei fili. Io l'ho messa qui da una, tutta quanta da una parte per comodità. Andiamo a collegare per prima cosa. Ci sono tanto tutti gli adesivi. La parte D5. Ok, un connettore. E adesso qui la parte del motorino. Questa qua la possiamo anche ben fissare. Ci sono dei biadesivi, però io penso che mi affiderò alle fascette. Allora, D7, adesso andiamo a collegare D7 e D8. La fortuna di questi cavi è che sono tutti quanti, fortunatamente, D7 e D8, eccolo qui. Sono tutti quanti etichettati, anche perché sennò usciremmo pazzi. Qua, qui, senza stare tanto a pensare, D7 qui, e adesso questi qua andranno praticamente a sostituire, quindi dovrà essere montato qui questo, ok, e quest'altro qui, un po' scomodo, ma contrario forse. Questo va così. Ok, sì, andava così. A posto. Quindi D7 e D8 collegati. Andiamo a mettere questo qui. Qui il D6 lo andiamo a rimettere proprio qui. Ok, eccola qui. Adesso ci andiamo a posizionare la terra ground su un bullone a scelta dell'auto. Io per comodità lo metterò qui vicino, giusto per farci spazio, e poi andiamo a riavvitare. Ok, e anche la terra l'abbiamo montata. Diciamo che piano piano stiamo andando verso la fine. Adesso ci andiamo a collegare sia la parte destra che la parte sinistra dei nostri motori. L'altro easy, così. E così, diciamo che pensavo, no, non lo dico adesso, però pensavo fosse molto più difficile la situazione. Invece alla fine sì, un po' tanti cavi, un po' però alla fine diciamo che su una difficoltà, su una scala di 5, stiamo su 2,5-3, dai. Ci andiamo a collegare lui, proprio lui. Eccolo qua, ci andiamo a collegare lui, che è il nostro, diciamo, tra virgolette, cervello. Andiamo a collegare. Olè. E ci siamo. Bah, non è che mi è piaciuto più di tanto questo montaggio con questa batteria. Qui si accende una luce. Ok, al bumper, il bumper funziona. Diciamo che per adesso, vabbè, lasciamo tutto quanto un attimo qui. Allora, io adesso andrò dentro dal paddone e aprirò da dentro.
proprio quello che volevo. Adesso un po' di cable management e rimettiamo tutto quanto a posto perché il lavoro è terminato. Qui, come possiamo vedere, basta che andiamo a premere la parte del portabagagli anteriore e voilà! È una comodità incredibile. Penso che adesso lo sfrutterò a dovere. Per pigrizia non l'ho mai utilizzato. Anche il feedback sonoro. Perfetto. Vediamo da vicino come si chiude perfettamente. Olè, perfetto, anche con il suono, con la notifica. Notifica sonora molto utile, direi. Uno spettacolo. Allora, come possiamo vedere adesso, tramite l'applicazione, non so quanto si vede adesso, però con un semplice tasto e si apre. Sempre un altro tasto e si richiude. È un bel dettaglio della chiusura. Ragazzi, che dire, siamo giunti al termine del video bello lungo. Lasciate un like e iscrivetevi al canale già soltanto per il caldo che ho dovuto subire durante questo montaggio, che ha messo a dura prova la realizzazione del video, però ce l'abbiamo fatta come sempre. Allora, vi ricordo che inserendo il codice sconto Nongio avrete un bello sconto al checkout. L'installazione secondo me è alla portata di tutti. Certo, bisogna avere una certa manualità, però comunque ce la si fa, diciamo. Tempo stimato più o meno per l'installazione: un'oretta e mezza, due, abbondanti. Io vi saluto, ragazzi, e spero che questa guida passo passo vi possa aiutare nel montare lo stesso tipo di accessorio sulle vostre Tesla. E questo la trovo freccia messa. Sto diventando uno dei più forti nel Lazio a mettere le frecce alle rotonde e alle svolte. È un accessorio che davvero penso che faccia al caso mio, perché non l'ho praticamente mai utilizzata la parte anteriore. C'era quel povero carichino lì buttato dal ritiro dell'auto, proprio perché non mi piaceva il fatto di andare lì manualmente ad aprire, a rimettere, a spingere con la mano. Si lasciavano tutte le vitate vicino al simbolo. Invece così, con un click sia dall'applicazione che dal paddone, funziona benissimo, touch e via. Quindi stra consigliatissimo. Saluto gli amici di Hans Show e io, ragazzi, me ne vado a casa all'aria condizionata. Vi ricordo di seguire il canale e mettere la campanella, perché l'estate è già iniziata, ma sta per diventare bella bollente, non vi anticipo altro. Ci saranno dei bei video sul canale nel corso di questa estate, belli calienti. Quindi vabbè, non facciamo spoiler, niente spoiler. Ci vediamo, ragazzi, in un prossimo video, quindi la prossima settimana. Ciao!